Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi abbiamo delle succulenti novità per quanto riguarda la controversia tra Studio 397 e Rainsport, riguardo appunto all'utilizzo sulla tecnologia di rFactor 2 che non sarebbe autorizzata. Prima di andare avanti, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sul mondo della simulazione di guida e non solo. Ricontestualizziamo il tutto: Rainsport è stato accusato di utilizzare la tecnologia di rFactor 2 senza autorizzazione, cosa che ha portato Studio 397 a rilasciare una dichiarazione negando qualsiasi concessione di licenza. Ma Rainsport risponde alle accuse. Il CEO e cofondatore di Rainsport, Morris Ebeker, ha rilasciato una dichiarazione proprio ieri sera, dettagliata in risposta alle voci e alle accuse, sottolineando che tutti i contenuti e le librerie utilizzate per Rainsport sono stati creati internamente, commissionati o concessi in licenza in modo appropriato, facendo sottintendere che non hanno rubato nulla. Ebeker spiega anche nel suo comunicato che Rainsport è stato progettato per essere modulare e che utilizza le migliori soluzioni disponibili, citando ad esempio l'Unreal Engine. Ha anche menzionato che alcuni contenuti di gioco sono concessi su licenza su commissione, come le scansioni laser per i tracciati. Un punto chiave della dichiarazione di Ebeker è sicuramente la metodologia di miglioramento e riscrittura della tecnologia laddove necessario, ad esempio il netcode che è stato replicato e migliorato. Ebeker ha anche fatto notare che ci sono momenti in cui il codice può assomigliare ad altri software, ma ciò è dovuto alla natura della programmazione piuttosto che al plagio. In conclusione, ragazzi, la dichiarazione di Rainsport sembra fornire una risposta chiara e ragionevole alle accuse, mettendo in luce l'importanza di utilizzare tecnologie valide per creare un prodotto di qualità. L'intento di lavorare con partner esterni e di migliorare continuamente il prodotto mostra una direzione chiara per il futuro di Rainsport. E voi, della dichiarazione di Rainsport e di tutta questa vicenda, cosa ne pensate? Lasciate un commento e fatemi sapere. Vi invito comunque a leggere la dichiarazione, se capite l'inglese, completa di Morris Ebeker per avere una comprensione più approfondita della posizione di Rainsport in merito a tutta questa situazione. Troverete il link ovviamente in descrizione. Ma prima di concludere vorrei segnalarvi un'iniziativa che abbiamo avuto con un gruppo di amici per cercare di rianimare le lobby pubbliche di Automobilista 2. Per chi mi segue avete sicuramente visto il video in cui tento di riempire una lobby pubblica in un momento che normalmente, insomma, ci dovrebbe essere, cioè i giocatori dovrebbero pullulare nelle lobby. Un sabato pomeriggio a inizio autunno uno si aspetta che ci sia gente. Bene, come avete visto è stato comunque un fallimento, anche se la settimana dopo ci ho ritrovato, invece c'avevo 27 cristiani insieme ad altri amici, ma quella è un'altra storia. Quindi con questo gruppo di amici abbiamo creato un canale Telegram, che trovate anche il link in descrizione. Non c'è bisogno di dare il vostro numero di telefono, è un canale, ragazzi, quindi ci sarà solo il vostro nome, anche per una questione di privacy, dove ci ritroviamo e quindi in base alle proprie disponibilità, chi ha voglia di fare dei server, ragazzi, sto facendo un server, da Retreno sono presente, eccetera, e quindi possiamo creare una piccola comunità che appunto gira su Automobilista 2 per fare delle serate cazzeggio, ma perché no creare anche magari dei campionati. Quindi se l'idea vi piace e volete unirvi a noi, vi lascio il link qui in descrizione. Quindi ragazzi, spero che queste notizie e questa novità vi siano piaciute. Se è il caso, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento come al solito e appuntamento venerdì alle 21, questo 6 ottobre, perché c'è la prima gara del campionato BTCC su rFactor 2. Vi ringrazio per avermi seguito, da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!